Martiri nel vero senso della parola. Sembra che si sia abbattuta una maledizione da anni su questo rione ad Ariano Irpino. A pagare sono sempre loro, forse perché appartenenti ad un dio minore. Un quartiere trascurato che non ce la fa più neppure a protestare. Non basta qualche altalena a salvare la faccia del quartiere, ci dice una signora arrabbiata. Ci sono problemi che si trascinano da anni senza una soluzione. Dallo scandalo dello stadio Cannelle alla lenta ricostruzione del vecchio quartiere nella zona ex casette sismiche fino al blackout di un semaforo all'imbocco di via Villa Caracciolo che sta esasperando automobilisti di passaggio e residenti. Ma il calvario non finisce qui. Da giorni manca l'acqua nelle case a partire dal pomeriggio e per tutta la notte. I disagi sono enormi, soprattutto per chi rientra da lavoro. La gente non ce la fa più. Si stanno rubando l'anima, questa. Da quanto tempo, signor? Ieri andò mia figlia, si è già andata a mezzogiorno e è venuto, mo stai arrivando l'acqua. A pagare si paga, lo servizio non lo fanno come l'ANAF. Sempre in questa zona? Qua si accoli, mia figlia. E qua è venuto stamattina, è venuto alle 6, ma ieri sera si arriva alle 6, ieri sera è venuto alle 6 e mezza stamattina. No, Cristiano, si è ritirata di lavoro, si è ritirata da lavoro, ma criteri non ce l'hanno proprio. Che stiamo guardando proprio questa mancanza d'acqua. Noi abbiamo l'attività e si deve vedere che si deve combinare con questa mancanza d'acqua, perché non si può lavorare. E ci serve urgentemente, andare vecchia anni fa. Per tutti quanti noi, perché è un disagio di tutta la popolazione. Non si può, poi sempre questa zona, perché non fanno una volta per parte? Allora partecipiamo un po' tutti, giusto? La crisi deve essere per tutti, non solo per i martiri. Questo ci lamentiamo noi. Non è sempre qua, Annaiu, sempre qua, sempre i martiri. A che ora ieri è stata tolta? Alle 5:30 già non ci stava più. E purtroppo, che ama fa? Ma sempre queste zone qua. Perché io tengo tutti amici per tutte le zone di Ariano. Ci manca l'acqua a poco. No, no, ci sta, tutto quanto ci sta, solo qua manca. E tutte le volte così, tutti gli anni così. È veramente un problema che... Ci sono disagi enormi. Molti disagi. Per chi lavora. E altro che. Insomma, è una cosa proprio che non va bene. Avete chiesto a qualcuno? Veramente no, però quindi ci stiamo muovendo. Insomma, stamattina quindi sono andato anche da qualcuno a chiedere, insomma, per questa cosa qua. Ha detto che ci vuole tempo. Non lo sappiamo quanto tempo. Se la levano solo la notte, lì. Il problema è perché lo levano troppo presto, ieri sera era troppo presto. Uno venne da lavorare solo, a lavare solo. Penso che pure più tardi, manco niente. Però sempre da questa parte nostra levano di più, pure l'anno scorso. Non lo so il problema qual è. Nessuno si avvisa, non ci avvisa nessuno, non ci avvisa. Per me siamo allo sbando tale, Gianni, il discorso è uno solo. Lei ha un'attività qui, certo, l'acqua è fondamentale. Ieri sera alle 6 hanno chiuso l'acqua, ieri sera alle 6, anche se stavamo chiusi, speriamo che stasera non chiudano alle 6. Il problema è un altro problema, il problema è per bambini, donne anziane che hanno bisogno dell'acqua. Non si sa il motivo, non ci fanno sapere niente, questo è il discorso. Preghiamo Canale 58 che ci faccia sapere qualche cosa, la cosa più importante.